Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Quello che sto per raccontarvi vi sembrerà sicuramente assurdo, ma vi assicuro che è accaduto veramente. È successo 2 anni fa, in un pomeriggio come gli altri, mentre parlavo al telefono con la mia ragazza. Si stava lamentando di molte cose, non ricordo esattamente gli argomenti, perché lei si trovava veramente male nella sua scuola e veniva maltrattata senza motivo. Quando a un certo punto ho sentito una musica dall'altro lato del telefono. Sta squillando il telefono di casa. Ha risposto semplicemente lei, dirigendosi all'apparecchio. Ricordo bene il crescendo dell'intensità delle note della suoneria, una versione semplificata di London Bridge is Falling Down. In quel momento la mia ragazza ha controllato il numero che stava chiamando e mi ha detto che era strano. Considerando anche che era sola in casa, le ho suggerito di non rispondere e abbiamo continuato la nostra chiacchierata. Ma non più di 5 minuti dopo, il telefono ha squillato di nuovo. Ancora lo stesso strano numero, mi ha riferito scocciata. Le ho chiesto cosa intendesse per strano e mi ha risposto, lo ricordo ancora, ci sono 8 cifre. Le prime due sono 0 e 2, le altre sono uguali alle ultime 6 del mio numero di casa. Una qualche compagnia telefonica o robe simili ho ipotizzato e l'ho invitata ad ignorare di nuovo la chiamata, nonostante abbia mostrato incertezza. E se fosse una cosa importante, hanno chiamato 2 volte in 5 minuti. Non ho avuto modo di tranquillizzarla, perché ancora una volta London Bridge is Falling Down ha interrotto la conversazione, stridendo con le sue note elettroniche da suoneria. Una canzoncina da bambini, come unico suono in quella grande casa vuota, doveva risultare abbastanza inquietante. Confesso che la cosa mi stava irritando, specialmente perché lei si mostrava titubante nell'ascoltare i miei consigli, ma dopo pochi minuti la situazione è diventata veramente strana. Il telefono suonava di continuo. Squillava per non so quanto poi, e appena la linea riagganciava automaticamente, come quando si fanno un certo numero di squilli a vuoto, credo, ricominciava subito. La mia ragazza era veramente agitata. Non so spiegare il perché, ma la sentivo vagare per casa, camminando a passi svelti, e dall'intensità delle note capivo che indugiava davanti all'apparecchio. Posso capirla in un certo senso, perché ricevere chiamate insistenti da un numero misterioso con quella suoneria ad echeggiare per tutta casa, da soli, di certo non è una bella esperienza. Dopo l'ennesima chiamata persa ho sentito un suono diverso, tipo un clac. Prova a richiamare, ha detto senza ascoltare il mio parere. Dopo pochi secondi ha ragganciato dicendo: il numero è inesistente. Ora la cosa era veramente preoccupante e per questo le ho detto di non rispondere quando è arrivata la chiamata successiva. Ma lei ha risposto ed è caduta la linea. Ho provato a richiamarla non so quante volte, ma non mi ha risposto. Sono andato a casa sua ed ho scoperto che era sparita. Sparita nel nulla, vi rendete conto? Hanno chiamato la polizia per cercarla. Vi prego, credetemi, dovete aiutarmi. Ho staccato il telefono di casa dopo che ieri per tutto il giorno ho ricevuto una chiamata da uno 02, con le ultime 6 cifre uguali al mio. E da una decina di minuti il mio cellulare non smette di squillare. Questo era il contenuto di un post intitolato "Per favore aiutatemi" su un forum in cui mi sono imbattuto qualche mese fa. L'autore era un utente parecchio assiduo e nella stessa discussione in cui ha scritto questo resoconto ha risposto tempestivamente ai primi 4 post, dopodiché ha smesso di colpo. Il momento in cui ha pubblicato la sua ultima risposta è lo stesso segnato dal forum come ultimo accesso effettuato e risale a più di un anno fa.